il mare come spazio verso l'infinito. È una fuga nel tempo e nello spazio. L'orizzonte. L'orizzonte per me è il momento massimo. Sicuramente chi guarda le mie fotografie sta guardando i miei pensieri. Probabilmente le fotografie più belle non sono quelle che faccio, quelle che ho fatto, ma sono quelle che immagino, quello che penso. La fotografia è un linguaggio, come la parola, come la scrittura. Le mie fotografie non raccontano della realtà che mi circonda. Ogni mia fotografia potrebbe essere stata fatta 50 anni fa o fra 50 anni. C'è questo azzeramento della quotidianità e nascono da progetti che tendono a raccontare le mie riflessioni, il mio disagio rispetto alla vita che è intorno a noi. Quindi è un modo di esprimere pensieri più che di raccontare eventi. Le mie fotografie sanno di tempi lunghi, sanno di attesa. Le immagini nascono forse prima ancora di averle viste. A me succede una cosa strana a volte, mi trovo di fronte a situazioni che rispecchiano esattamente la mia necessità espressiva, come se qualcuno le avesse predisposte per me, avesse organizzato le cose, le persone, le sculture, le nuvole, qualunque cosa, sapendo di questa mia necessità. Ma cosa stavo pensando prima di perdermi a guardare? E questa espressione la sento mia, riflette il mio modo di essere. E io mi perdo a guardare, guardare lontano, con tempi lunghi, l'infinito. Ecco, questo andare con lo sguardo lontano è come se io mi isolassi dalla realtà, mi tirassi fuori dal contesto nel quale vivo. E per me questo è anche un bisogno proprio spirituale. Ero un predestinato,
nella mia famiglia non ci sono tracce di fotografi, non ho fatto apprendistato nelle botteghe, non ho frequentato scuole di fotografia, anche perché all'epoca non ce n'erano. È stata proprio una scoperta occasionale che però si inserisce in una mia disponibilità per l'arte. Mi interessavano le opere d'arte, vedere i musei, le mostre. Io stesso ho praticato un poco di scultura, un po' di pittura, molto disegno. Erano dei tentativi che poi evidentemente la fotografia li ha messi da parte perché la fotografia è stato un innamoramento. Il momento magico, proprio posso definirlo così, è stato l'arrivo a casa in maniera molto occasionale di un piccolo ingranditore per stampare le foto. Erano gli anni, inizi anni 60, e all'epoca c'era l'abitudine di stampare in casa propria le fotografie, con questi ingranditori che si vendevano così come le macchine fotografiche. Esplode la magia, esplode l'amore e ho cominciato a lasciare da parte le altre, chiamiamole attività creative, per dedicarmi totalmente alla fotografia. I momenti più belli per la mia formazione sono stati quelli vissuti con gli artisti delle avanguardie degli anni 60 e 70. Nascevano un po' dappertutto nuovi stimoli sulla creatività in tutti i generi, in tutti i linguaggi. E a Napoli, grazie al lavoro di alcuni galleristi importanti, sono venuti in quegli anni veramente gli esponenti dell'arte internazionale da tutto il mondo, principalmente quelli della pop art. Rauschenberg, Warhol, Beuys, Vito Acconci, tantissimi, Jasper Johns. Gli artisti all'epoca non esponevano le opere già preparate, cioè non venivano a Napoli e attaccavano i quadri alle pareti o le sculture nella galleria. Molte volte l'arte diveniva in presenza del pubblico. E quindi in questo clima, la musica, il cinema, tutto, c'era un clima di rinnovamento. Ecco, io non potevo fare la foto per documentare. Comincio a sperimentare, credendo fortemente che la fotografia avesse diritto ad essere considerata un linguaggio dell'arte. Ma devo dire, un altro momento importante per me nella mia crescita è stato l'insegnamento all'Accademia delle Belle Arti. Io ho cominciato a insegnare nell'anno accademico 1969-70, giovanissimo, in un'epoca in cui non esisteva l'insegnamento della fotografia nelle accademie né in altri tipi di scuola. Io sono stato il primo docente di fotografia nelle Accademie delle Belle Arti italiane e attraverso l'insegnamento, attraverso la collaborazione con gli studenti in anni difficili, la contestazione, le problematiche sociali che erano indagate anche dagli artisti. Io non potevo stare arroccato nella mia dimensione di fotografo dell'arte, di fotografo creativo, e comincio a fare delle inchieste nell'ambito sociale a Napoli. Quindi il mio rapporto con la città in questo momento si approfondisce. Fare fotografia a Napoli è stato difficile, complicato. Riuscire a trovare degli sbocchi professionali o nel mondo dell'arte non è stato facile. E questa città in parte mi ha negato alcune cose, mi ha fatto soffrire parecchio, ma in parte mi ha ripagato, perché a guardar bene alcuni temi del mio lavoro sono venuti fuori perché io sono qui a Napoli, perché
per esempio il mondo antico, l'archeologia, quindi la memoria del passato. Questo è un luogo di una bellezza sconvolgente, ricco di suggestioni, però ecco qui sotto, qui siamo sotto l'anfiteatro, cosa è successo nel passato? Io mi sento qui in un posto dove quasi guardando vedo passare la gente, chissà come la vedrò vestita, chissà come mi guarderanno. Io vivo nel passato. Tutto il mio lavoro, tutte le mie fotografie sono momenti di suggestione che io provo come persona e cerco di trasferire ad altri queste suggestioni attraverso l'immagine fotografica, ma in partenza sono suggestioni. Poi c'è il momento concreto di fare la fotografia e bisogna trovare tutte le strategie possibili perché l'immagine alla fine risulti così come l'abbiamo pensata. Direi innanzitutto che molte volte l'arte di arrangiarsi funziona bene, perché mi trovavo in questo spazio dove la luce filtrava attraverso una griglia, il sole scendeva giù attraverso la griglia e ho capito che quel raggio di luce poteva diventare una presenza che illuminava ma che avesse anche una forma fisica. E allora col fumo di più sigarette e man mano si è disegnata nell'atmosfera, in questo spazio, una sorta di colonna di fumo e quindi si è sommata l'immagine della colonna vera che era appoggiata lì occasionalmente con la colonna di fumo. Quindi anche questa è una maniera per far vivere il luogo. Dare vita, dare forza, far sentire che è un luogo dove succedono delle cose. Qui è successo la magia di una colonna di fumo. Sono le fotografie relative al periodo iniziale della mia attività. Fotografie che vengono fuori da questa necessità di sperimentare, di verificare tutte le possibilità espressive, sia dal punto di vista proprio tecnico, sia dal punto di vista linguistico. Dal punto di vista tecnico perché tutte le mie fotografie le ho stampate sempre io e quindi la sperimentazione più che in ripresa era realizzata in camera oscura, effettuando delle sgranature, delle graficizzazioni. Veramente ho stravolto le regole. Anche durante la ripresa, come in questo caso, queste pietre raffigurate sono le pietre per la pavimentazione della strada che gli scalpellini scheggiavano prima di metterle in opera e segnavano per squadra, avevano un loro segno di riconoscimento, di identificazione. Ecco, una foto del genere nella realtà è una banalità, ma così suggeriscono altre ipotesi espressive.
Questa fotografia risale, credo, al 62-63, una delle prime. Poi è stata utilizzata nel 68 in una delle prime mostre fatte a livello nazionale a Urbino. In quest'altro caso è un'immagine realizzata senza negativo, tutta in camera oscura. Questi venivano chiamati chimigrammi, è un termine usato da Man Ray. È una sperimentazione fatta direttamente con gli acidi sulla carta sensibile, schizzando. Veramente, ecco, l'esplorazione sui materiali era a tutto campo. Ecco, un'altra linea di ricerca molto importante sono state gli strappi, cioè io le fotografie le realizzavo, poi le strappavo e le ricomponevo. In questo caso proprio la materia è viva, cioè lo strappo è reale. Ed è inserito un altro frammento in maniera diagonale. Qui c'è un passaggio tra il colore e il bianco nero, sempre attraverso uno strappo. In quegli anni tutta la mia attenzione, tutto il mio lavoro è stato, come dire, dedicato a questa necessità di verificare ogni possibilità. In questo caso c'è un passaggio, questi ragazzi passano da una realtà oggettiva, che è il colore, ad una realtà diversa, alternativa, che è il bianco-nero. Qui abbiamo un altro tipo di sperimentazione, la prospettiva. Io posso effettuare una ripresa non ortogonale rispetto al soggetto, specie in architettura, ma lateralmente, per cui si realizzano delle fughe prospettiche che poi, ritagliando l'immagine nuovamente durante l'esecuzione, la stampa, non si percepisce più. In questo caso io ho voluto proprio sottolineare la fuga prospettica partendo da un'angolazione diversa da quella ortogonale. Quindi ogni tipo di sperimentazione partiva da un'idea, da una riflessione. Io ho voluto sottolineare con questa composizione il momento importante, creativo, nel campo della fotografia. Io se devo fare un ritratto a una persona, faccio il primo scatto, poi la faccio girare, poi la faccio sorridere, metto su una serie di fotogrammi diversi per poi scegliere qual è quello giusto a mio giudizio e quindi stampo quel fotogramma. Ecco, ho scelto questo fotogramma e alla fine la striscia di provini l'ho incollata sopra proprio per mettere in evidenza questa peculiarità che è propria della fotografia. Quindi non sono delle manomissioni fatte un po' a caso, nascono da una riflessione, è un fatto progettuale. Qui c'è una serie dove, più che la sperimentazione di tipo tecnico, c'è una sperimentazione di tipo concettuale, partendo dall'idea che la fotografia veniva considerata all'epoca una tecnica per riprodurre fedelmente la realtà. Io realizzo delle immagini dove c'è la riproduzione fedele della realtà, in questo caso una mano che scrive, e dopo, sull'immagine stampata definitiva, intervengo e scrivo, quindi incrocio la rappresentazione della realtà e la realtà stessa. E su questa linea concettuale ce n'è qualche altra qui. In questo caso c'è la mano che taglia e la foto è tagliata. Il taglierino veramente taglia la foto. Questa è la riproduzione fedele di una busta, di
postale intestata al mio domicilio, sulla quale ho apposto il francobollo d'epoca, 100 lire, e quindi l'annullo postale. Sempre in questa linea concettuale, questa è la mia carta d'identità, dove io ho apposto con i fermagli di metallo la foto tessera. Ho realizzato la foto, ho inquadrato il soggetto che era alle mie spalle attraverso questa composizione di specchi. Qui c'è un'altra cosa interessante. Il soggetto ha la propria immagine nelle mani. In tempo reale, io attraverso un gioco di specchi, ho fatto sì che inquadrando lei, inquadravo la sua testa in questo specchio che il soggetto tiene tra le mani. Cioè in tempo reale lei è presente anche con la sua immagine riprodotta e così via. Qui abbiamo una serie di nudi che poi divennero una mostra presentata alla Galleria Il Diaframma di Milano nel 1970, ma prima ancora era stata presentata a Napoli nel 68. In questo caso ho fatto la ripresa in maniera più o meno tradizionale e poi ho sviluppato la pellicola non con le soluzioni chimiche giuste per sviluppare un negativo, ma ho usato lo sviluppo per carte fotografiche, che è molto più aggressivo e molto più violento. E quindi la pellicola è come se esplodesse, si sgrana, diventa tutta punteggiata. Ecco, questa per esempio è fatta con lo stesso principio della sgranatura, e con l'aggiunta di azzeramento dei mezzi toni. È come se fossero due superfici diverse. Il fondo, questa è una treccia, e tutto il corpo che è completamente privo di modulazioni di toni. Qui invece il procedimento tecnico è diverso. Più che la sgranatura, c'è una sorta di graficizzazione e lasciare l'immagine semplicemente nella dimensione del bianco assoluto e del nero assoluto. E ancora questo, realizzato nel 65, venne a Napoli Allen Ginsberg. Ecco, quegli anni sono stati straordinari perché queste sperimentazioni sono nate proprio dal rapporto con degli autori, con degli intellettuali, con dei creativi, a tutto tondo. Ginsberg era un poeta venuto a Napoli a declamarci le sue poesie con l'organetto. Ecco, io l'ho ripreso, ho fatto dei ritratti e poi li ho elaborati con queste sovrapposizioni. Questa cosa piacque molto a lui, infatti uno di questi esemplari dovrebbe conservarlo lui o i suoi eredi. Questi due nudi sono stati praticamente costruiti in camera oscura. Durante la stampa di questa immagine ho mosso gradualmente la carta sotto la luce dell'ingranditore in modo da avere questa apertura a ventaglio dell'immagine. Quindi sono immagini uniche, irripetibili, che non si potrà mai fare la stessa fotografia, il risultato sarà sempre diverso. Altro tema, il paesaggio, le stesse strategie di sperimentazione, graficizzato bianco-nero, mentre in quest'altra immagine c'è una sovrapposizione, una scomposizione della stessa scena realizzata frammentando il tempo di esposizione della carta. Ogni 10 secondi io ho spostato la carta sotto l'ingranditore.
Fermandomi in questi luoghi, pensando al passato, l'immaginazione corre, comincio a sentire i rumori, come parlavano queste persone, gli odori, com'era la realtà. E quindi comincia un viaggio nel tempo e un po' alla volta nasce proprio l'idea di fare un viaggio, cioè non più documentare il reperto archeologico, ma trasferirmi io nel tempo su queste strade, incontrando queste persone, rivivendo come se fosse un viaggio nel tempo. Quindi nasce questo progetto Mediterraneo. Per parlare di queste foto bisogna ritornare un po' indietro nel tempo, partengono agli inizi degli anni 70, e considerare cosa è stata la società italiana nel periodo della contestazione. C'è stata una mobilitazione civile, morale, tesa a sottolineare le difficoltà, proporre, individuare le cause e proporre soluzioni ai problemi, ai tanti problemi. Fino allora mi ero dedicato alle ricerche formali, pensavo alla fotografia come linguaggio dell'arte, però intanto non potevo rimanere estraneo, indifferente a quest'onda civile di grande, come dire, senso civico. E quindi mi dedico anche io, mi associo a questi movimenti e comincio a fotografare la realtà di Napoli, diciamo la realtà dolente, perché poi c'era anche una fascia sociale benestante. E quindi comincio a fare delle ricognizioni negli ospedali. Era l'epoca in cui si prospettava la legge Basaglia per la chiusura dei manicomi. Indagini sulle scuole, nelle fabbriche, nelle condizioni delle periferie di disagio assoluto. Questa, per esempio, potrebbe essere la copertina di un'ipotesi di libro in questo senso. È la contestazione, che tutto parte dalla contestazione 68-69. Qui abbiamo, per esempio, le condizioni di vita di un edificio mai finito, abitato da povera gente che si era accampata lì dentro. Non c'è pavimento, non ci sono porte, non c'è, veramente al limite della sopravvivenza. Ecco, il lavoro minorile, ragazzini, ora è un po' finita questa storia, ma i ragazzini che vendevano le sigarette all'angolo delle strade. Questa è stata una delle immagini in un lavoro fatto in un ospedale psichiatrico, il Leonardo Bianchi di Napoli, dopo chiuso, ma veramente io ho vissuto in questo ospedale, mimetizzato da infermiere, con la macchina fotografica nascosta, e ho in archivio delle cose straordinarie sulle condizioni proprio al limite della sopravvivenza. E il lavoro nelle fabbriche, qui siamo all'Italsider a Napoli.
In quegli anni, siamo 1971-72, a Napoli c'è stata un'epidemia di colera. Ecco, io più che andare a fotografare le ambulanze che correvano agli ospedali, situazioni proprio di cronaca, ho cercato di vedere in quali località, in quali periferie c'erano situazioni che potevano aver generato poi questa epidemia. Rustico, abbandonato, nel quale vivevano decine e decine di famiglie senza luce, senza acqua, senza niente. Le carceri, ecco. Questo è il carcere di Poggioreale a Napoli. Anche lì è entrato clandestinamente con la tolleranza dei giudici di sorveglianza che mi hanno aiutato. Ecco, c'era un coinvolgimento, c'era una partecipazione che, come dire, coinvolgeva anche i responsabili di queste strutture, che bisognava agire, bisognava proporre. Ma poi alla fine non è successo granché di tutta quella mobilitazione. Questa è una foto fatta in un ospedale, siamo vicino a un letto e tutti i santi messi su con lo scotch, ai quali affidarsi poi per risolvere i problemi sanitari. E queste foto le abbiamo pubblicate, alcune di queste, in una rivista che facevamo tutti con i nostri soldi, che si chiamava Il cuore batte a sinistra. E ne abbiamo pubblicato una decina di numeri. Che altro questa sorta di visione delle facce disperate, imploranti. Problema drammatico dell'emigrazione. Qui siamo alla stazione di Milano. Si diceva gli emigranti con la valigia di cartone, qui addirittura c'è lo scatolone di cartone, neanche la valigia. Questa potrebbe concludere questa ipotesi di libro, dove c'è questo fazzoletto dietro il quale ripararsi da un mondo difficile. Non ci furono poi delle scelte per risollevare veramente certe situazioni di disagio e portare un minimo di luce, un minimo di benessere alla gente. Quindi con questa delusione un po' alla volta tutti noi perdemmo quella grinta, quella capacità, quella voglia di stare in questi problemi. E un po' alla volta è un capitolo che si esaurisce per me, però genera una cosa diversa, cioè nasce l'idea di rivedere la città, ma lontana, fuori dalla realtà. Resta la scena del dolore, mentre prima l'uomo era l'elemento centrale di questa narrazione, e dopo niente, comincio a guardare intorno. Questa realtà ormai senza speranza, il vuoto, questa dimensione di sconfitta. Da questa situazione nascono i lavori come Vedute di Napoli e poi tanti altri a seguire. Rimuovo quell'elemento che era la figura umana, che era il centro delle foto di quel periodo, e qui restano dei fantasmi.
proprio è questa voglia di urlare alla delusione, hanno delle speranze tradite, c'è questa amarezza che mi porto dentro e quindi comincio a vedere questa città fantasma. Il panorama di Napoli, che di solito nelle cartoline, il Pino, qui è una macchina dove non si vede nel vetro, sembra una bara. Ecco questo senso di morte. Qui vediamo un balcone, ecco per esempio. Un balcone napoletano dove non si è affacciato, dove non si affaccerà mai nessuno, perché il balcone non esiste, è finto, è di gesso. E lo si scopre quando si disfa, quando crolla, ci si accorge che non sono delle imposte di legno che si possono aprire, ma è un balcone che non esiste. Anche qui, in un vicolo di Napoli, avvolto nel buio, dove non ci sono luci, dove non ci sono segni di vita, e poi c'è questa automobile che sembra correre, che poi è un fantasma di automobile. È un lenzuolo che si agita con la forma di un'automobile, ma forse l'automobile potrebbe anche non esserci. C'è una sorta di citazione al lavoro di sociale, c'è i panni, questi spazi urbani che prima erano le case senza pavimento, senza porte. Qui questo senso di vuoto resta. Figure senza testa, un cavallo che corre in questa pubblicità, in questo manifesto, in una dimensione disperata, con una totale configurazione di vuoto, di assenza, anche in questa. L'ipotesi di una colonna c'è la base, però c'è questo involucro di lamiera che ho per un paio d'anni sono andato in giro per la città cercando questi momenti, queste situazioni di negazione. E poi venne fuori un libro che fu pubblicato nel 1980, ma il lavoro risale agli anni 78-79. Ecco, questa è l'amarezza e lo sconforto e la delusione. Questo lavoro segna questa mia condizione nei riguardi della città. Tutte le mie fotografie che seguiranno non appartengono alla quotidianità, sono sospese nel tempo. È maturata in me questa mia maniera di guardarmi intorno e questo modo di fare me lo porto dietro dovunque vado. Le mie fotografie di Tokyo, di Parigi o di Boston, dove ci sono dei libri su queste città, sono come le vedute di Napoli in qualche modo, una città che sta lì, che la si vede, la si legge in tutti i particolari, ma è ferma, è congelata, non appartiene alla quotidianità.
probabilmente le foto più belle le faccio con gli occhi. Eden è venuto fuori dalla mia riflessione mia con Germano Celant a metà anni 90. Si stava organizzando a Napoli una grossa mostra al Museo di Capodimonte sulla natura morta. Quindi vennero quadri da tutti i musei, da Caravaggio in su e in giù, quadri sul tema della natura morta. E guarda, io collaboravo allora con il Museo di Capodimonte, guardando questi quadri che arrivavano, quindi in attesa di essere poi esposti, quindi li guardavo in maniera ravvicinata, mi rendevo conto man mano che questo genere era in fondo quasi sparito dall'attività artistica contemporanea. Era un genere tranquillizzante, cioè queste grandi tele di fiori, frutta, oggetti, venivano sistemati nei salotti buoni, nelle sale della convivialità, perché erano delle cose da contemplare serenamente, avevano una loro leggerezza come opere. E allora pensa e ripensa, ripropongo la natura morta, però la sfida è cambiarne il senso. Anziché un genere tranquillizzante, produrre una serie di immagini sulla natura morta che siano inquietanti, che facciano pensare, che facciano, come dire, che generano una tensione, un sospetto. Cibo, fiori, oggetti, frutta. Quindi vado in giro per vetrine di negozi, per mercatini. Io non ho mai fatto una fotografia componendo una cosa e poi facendo la foto. Io vedo, mi emoziono e questa emozione poi diventa fotografia. Quindi per un anno e più sono andato in giro con una macchina, un obiettivo, a guardare tutto quello che coincideva col tema. E quindi alla fine sono nate centinaia di immagini, poi ne ho scelte 50-60 che fanno parte di questa mostra, di questo libro. Eden, perché in fondo una volta era il paradiso, anche nella vecchia visione del tema, tranquillizzante, piacevole, e quindi l'abbiamo lasciato questa idea del paradiso terrestre.
Tutte le mie fotografie le stampo io. E la ragione è che è possibile intervenire per rafforzare tutti quegli elementi che sono stati già visti in ripresa, ma che in sede di stampa possono essere migliorati. Per me questo non è un reperto archeologico. Per me questa è un'espressione di una persona vera. Ecco, allora questi movimenti non servono a rendere più visibile o meno la materia, l'oggetto, reperto archeologico, ma servono a far diventare questi pezzi di pietra delle persone vere.